Amici e amiche carissime, una santa serata a tutti, Ave Maria, e ben tornati o benvenuti a una nuova puntata del nuovo ciclo di catechesi che si intitola Girare nella Divina Volontà, inaugurato mercoledì scorso. Questa è la seconda puntata. Come abbiamo detto durante l'introduzione, è un ciclo di catechesi che prosegue sulla scia di quelle che ho cercato di fare e che aggiunge un altro tassello importante per comprendere come si vive nella Divina Volontà. Ricorderemo, e l'abbiamo visto anche per esempio nelle meditazioni di ieri e di questa mattina, dove siamo arrivati insomma con la lezione continua dei testi da meditare a dei brani che furono a suo tempo oggetto di catechesi nel precedente ciclo di catechesi Fondersi nella Divina Volontà, no? E lì Luisa, parlando di alcuni suoi modi di fondersi, spiegava come questi modi di fondersi altro non erano in realtà che dei giri fatti nella creazione, dei giri fatti nella redenzione, quel bellissimo florilegio di ti amo a Gesù e in tutti gli atti della sua esistenza terrena, e quindi il girare nel fiat creante, nel fiat redimente, nel fiat santificante, che è cosa molto molto importante, è una caratteristica tipica, e come il sottotitolo di questo testo, sicuramente composto da Don Pablo Martin, si intitola Girare nella Divina Volontà, per dare alla Maestà Suprema il ricambio di amore ad ogni suo atto. Quindi un ricambio d'amore che evidentemente presuppone anzitutto una acquisizione di amore, perché io ricambio una cosa se ho ricevuto qualche cosa per cui ricambiare, no? Ecco, quindi il giro e il girare, come vedremo, prima che essere un'operazione, come dire, dove noi diamo qualcosa, è un'operazione in cui riceviamo qualcosa. Abbiamo sentito il canto introduttorio, a me piace molto, insomma, penso che molti di voi conoscano Deborah Vizzani, che ha scritto questo canto, e mi ha anche invitato qualche venerdì fa a intervenire insomma sul ciclo di catechesi, che tra l'altro credo che siano ancora in corso, e appunto per presentare, diciamo così, questo canto completamente composto dagli iscritti e poi appunto articolare una serie di incontri sulla Divina Volontà sulla base di esse, no? E io ho scelto, quando sono dovuto parlarne io, quel brano La mia volontà ti darà la pienezza della felicità. E questo non è un sogno oppure un modo di dire. Questa è realtà. Pienezza della felicità in questo mondo, qui. Ma come, anche in mezzo a tante situazioni, in mezzo a tante tribolazioni, in mezzo a tante cose, diciamo anche non molto gradevoli, che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, la risposta è sì, perché tutto quello che accade al di fuori, con non esclusi mali gravi del mondo, della società e perfino della Chiesa, non intaccano la felicità che viene dalla Divina Volontà. Perché andare a trovare, a prendere gli atti di questo eterno fiat, che rimangono intatti e incontaminati, qualunque cosa noi combiniamo, qualunque cosa noi possiamo fare, anche nonostante tutto quello che il diavolaccio maledetto, insomma, in continuazione combina, questo non si può togliere. Se ci si pianta bene, insomma, in questo mondo, o meglio, se si lascia che la vita nella Divina Volontà, che è una vita, ponga le sue radici, germogli, fruttifichi
e cresca in noi. Lì non ci tocca più nessuno, non ci può fare più niente nessuno. Non vuol dire che non si soffre, non vuol dire che non si vive, non vuol dire che non si sia più o meno coinvolti, certamente in tante situazioni, no? Ma felicità non è incompatibile con croce, eh? Ricordiamo sempre questo, altrimenti insomma Gesù e la Madonna non sarebbero stati felici, cioè la Madonna è l'immagine stessa della felicità anche terrena, eppure nessuno tanto quanto la Madonna ha mai sofferto durante la vita terrena. Non esisterà mai nessuno che uguagli il carico di sofferenza che ha passato Maria Santissima, eppure Maria Santissima è la donna felice per antonomasia. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E non esiste beata te che hai avuto l'annunciazione alla maternità divina e poi è finito. No, non è finito. Non è finito. Quindi continuiamo, ecco, questo viaggio che è appena iniziato, con questa coscienza, ecco, che entreremo in questo mondo, che è, lo vedremo subito, un mondo di amore, perché conoscere la divina volontà e i suoi atti non vuol dire altro che prendere progressivamente sempre maggiore coscienza di quanto Dio ci ama, non solo coscienza intellettuale, ma consapevolezza, e mi si perdoni questo termine, io non lo uso molto, molto volentieri, perché negli ultimi 30-40 anni attraverso questo termine che è esperienza, si sono dette tante di quelle cose dalle esperienze, diciamo, banali di soggettivazione della fede a tante altre sciocchezze, per cui io quando sento esperienza mi si fa come se mi si gela un po' il cuore, no? Però nella divina volontà, come dire, ciò che esperienza dell'amore di Dio si fa. Cioè l'amore di Dio non è più un concetto astratto con cui uno si sciacqua la bocca e comincia a dire ma Dio ci ama, ma Dio ci ama, o peggio ancora un concetto travisato per una, come dire, maggiore condanna, ecco, di quelli che stanno sempre a dire l'amore di Dio, l'amore di Dio, la misericordia, la misericordia, l'amore di Dio, l'amore di Dio, la misericordia, la misericordia, e strumentalizzando o unilateralizzando o stravolgendo questa bellissima realtà, perché è verissimo che Dio ci ama infinitamente e che misericordia infinita, ma questa realtà non è stata consegnata a noi perché sia travisata a nostra condanna, ma perché sia conosciuta e gustata a nostra salvezza. È ben diverso, insomma, no? Ecco, ricordate che quelli che si sciacquano la bocca con amore, misericordia, amore, misericordia, amore, misericordia, in maniera sgangherata, state tranquilli che non sanno neanche dove sta di casa l'amore e la misericordia di Dio, cioè per loro sono concetti astratti, strumentalizzati e utilizzati per, come dire, per trovare una impossibile, per pacificare, diciamo così, una coscienza che vive lontana di fatto dalla legge di Dio, ma l'esperienza di esso non ce l'hanno avuto. Io penso come funziona in tante cose. Quando una persona sa di cosa si tratta e di cosa sta parlando, non ne parla così tanto. E quando invece una persona ne parla troppo di qualcosa, molto spesso è perché non ne sa proprio niente. Ecco, e poi almeno in Italia, insomma, sembra che la categoria, ironica ovviamente, dei tuttologi sia sempre abbastanza ben fornita. Comunque chiudiamo tutte quante queste parentesi, andiamo al brano, al primo brano di oggi, poi vedremo quanti il Signore ce ne riserverà. Allora, il primo è dal volume, dal volume 12, 8 gennaio 1919. Attenzione, non vorrei che 8 gennaio 1919 mi sembra molto molto avanzato come età, quindi può darsi che ci sia qualche errore compilativo in questo testo,
Quindi fate sempre, faccia sempre fede la data per andare a ritrovare lo scritto, no? Quindi 8 gennaio 1919, speriamo, insomma, invece che non sia un qualche altro, qui sicuramente c'è un errore, lo dico subito, insomma, non può essere che il dodicesimo lume sia l'8 gennaio 1919, anche perché l'altra volta abbiamo trovato uno dal volume 11, che era il 2 ottobre del 1913, e quindi non è proprio possibile, no? Il brano seguente è dal volume 11, 23 aprile 1912, quindi non è proprio possibile, insomma, no? Quindi o è sbagliato il volume o è sbagliato la data, abbiate pazienza, insomma. Comunque ci leggiamo adesso il testo, così com'è. Il titolo è "Grida forte nel mio volere, ti amo". Diletta figlia, coraggio, entra in me. Vieni a nuotare nel mare immenso del mio volere, del mio amore. Nasconditi nel volere ed amore increato del tuo creatore. Il mio volere tiene il potere di rendere infinito tutto ciò che entra nella mia volontà e di innalzare, trasformare gli atti delle creature come atti eterni, perché ciò che entra nella mia volontà acquista l'eterno, l'infinito, l'immenso, perdendo il principio, il finito, la piccolezza. Quale il mio volere, tali rende gli atti loro. Perciò di, grida forte nel mio volere, ti amo. Io sentirò la nota del mio amore eterno, sentirò l'amore creato nascosto nell'amore increato e mi sentirò amato dalla creatura con amore eterno, infinito e immenso. E quindi con un amore degno di me, che mi supplisce e può supplirmi all'amore di tutti. Io sono rimasta sorpresa e incantata, dicendo: "Ma Gesù, che dici?" E lui: "Cara mia, non ti meravigliare, tutto è eterno in me. Nessuna cosa tiene principio, né avrà fine. Tu stessa e tutte le creature eravate nella mia mente. L'amore con cui formai la creazione, che si sprigionò da me e che dotò ogni cuore, era eterno. Che meraviglia dunque che la creatura, lasciando il proprio volere, entra nel mio ed unendosi all'amore che la vagheggiava ed amava fin dall'eternità e concatenandosi con l'amore eterno da cui uscì, fa i suoi atti, mi ama e acquista il valore e potere eterno, infinito e immenso. O come poco si conosce il mio volere, perciò non è né amato né apprezzato, ed è perciò che la creatura si contenta di starsi basso ed opera come se non avesse un principio eterno, ma temporaneo". Questo è un brano molto molto bello, che chiaramente riprende quello che abbiamo visto la volta scorsa, quel splendidissimo, se si può dire, questo strafalcione. Io ogni volta, ogni tanto faccio è uno strafalcione voluto, chiaramente, quindi, perché, insomma, non sto a questo, per grazia di Dio, a livello, insomma, di misconoscenza della grammatica italiana, no? Ecco, però il superlativo del superlativo, quindi è un'invenzione che non esiste nella lingua italiana. Lo splendidissimo non esiste, no? Come stupendissimo non esiste, però per esprimere ancora di più, come dire, l'enfasi e l'ammirazione per certe cose, i termini, diciamo, i superlativi comuni mi sembrano non bastanti, ecco, quindi ci prendiamo qualche licenza poetica, ripeto, voluta, no? Allora, quell'exploit di mercoledì scorso era stupendo, quindi quando Gesù ha spiegato che cosa significa dire "Gesù ti amo con la tua volontà", no? Quindi era subito dopo la comunione. Qui riprende, perché quando
gli dice, dice: di, grida forte, nel mio volere ti amo. Quindi, cioè, ti amo con la tua volontà. Quindi prosegui a fare questo atto, questo dobbiamo farlo il più spesso che possiamo, insomma, no? E più lo facciamo e meglio è. Perché Gesù spiega subito, ecco qui adesso Gesù spiega cosa significa quando si entra nella divina volontà. Per entrarci, ecco, non serve un granché, ecco, già basta mettere insieme al nostro Gesù ti amo. Ecco, io non so se dicevo proprio, forse mercoledì scorso già, no? Sì, sicuramente sì. Ma tu gliel'hai mai detto col cuore Gesù ti amo? Quante volte glielo dici? Ma non come una cosa, vedete, cioè, se uno per esempio a sentire Gesù ti amo, già provo un certo imbarazzo interiore, no? Che si vergogna, d'accordo? Oppure quando lo dice al Signore, come dire, lo dice con una certa timidezza, con un certo imbarazzo, e ancora non lo ama. Perché quando una persona ama il Signore, quando noi siamo innamorati, lo diciamo, cioè, insomma, io conosco tante persone che sono state innamorate e sentono l'esigenza di dire ti amo, perché non puoi non dirlo. Se non lo dici, non sei innamorato. Ha voglia di dire no, ma io sono di poche parole, sono riservato, me lo tengo per me. No, l'amore non te lo puoi tenere per te. D'accordo? Ecco, quindi qui ci siamo già detti che la vita nella divina volontà è vita d'amore. Quindi è difficile dire Gesù ti amo con la tua volontà, col cuore, se non si è già una certa abitudine, diciamo così, no? A dire con il cuore semplicemente Gesù ti amo, che è già tantissimo, eh? Ecco. Però come spiegavo con qualcuno di questi giorni, forse proprio stamattina, sì, stamattina, insomma, quando parlavamo dei giri, se io dico a Gesù, Gesù ti amo, per esempio l'apostola dell'atto d'amore, ho parlato questa mattina, Suor Consolata Betrone, un'anima meravigliosa, me la abbraccerei castamente e santamente, veramente mi ci metterei in ginocchio davanti a lei, un'anima innamorata di Gesù, no? Che aveva insegnata, che aveva insegnato proprio l'atto d'amore, quindi Gesù ti amo, no? È Gesù che gli dice ogni tuo Gesù ti amo, ripara per mille bestemmie, eccetera eccetera, no? Poi dicevo, per quanto uno leve al dono della preghiera continua, un po' come gli esicasti orientali, sapete che in Oriente si pratica la preghiera del cuore, quindi si ripete in continuazione, per la stessa preghiera, io parlo in base a quello che raccontano, insomma, perché e ripeterla in continuazione, che succede? Che a un certo punto è come se tu ci avessi un disco di sottofondo che va da solo. Avete visto quando uno mette un sottofondo musicale, no? Ecco. Io per esempio quando nelle ore della passione che ho registrato e anche nei giri ci metto un sottofondo musicale, no? Il sottofondo musicale va avanti da solo, cioè io se sto leggendo l'ora della passione non penso al sottofondo, lì una volta che uno ha messo il tasto play e ha messo la riproduzione delle canzoni della playlist, quello va da solo. Quindi quando si acquisisce la preghiera continua, quello va da solo. Però per quanti ti amo vuoi dire a Gesù al giorno? 10.000, se fossi capace, Dio te benedica. 10.000 al giorno sono comunque un numero limitato, perché se uno si mette con santa pazienza con la calcolatrice, 10.000 al giorno vuol dire che sono per 30 giorni 300.000 al mese, sono tanti, vuol dire che sono 3 milioni e 6 all'anno, d'accordo? Ecco, vuol dire che se campi 100 anni gli dici 360 milioni di ti amo, se lo fai per 360 giorni, per 100 anni continuati, no? Ma se tu dici a Gesù, Gesù ti amo con la tua volontà, allora tu porti questo atto
nell'eternità di Dio. D'accordo? Quindi 360 milioni di ti amo, che uno riuscirebbe a farli soltanto se fosse capace di dire 10.000 ti amo al giorno per 100 anni, tu ne fai molti di più, perché sono infiniti, con un atto solo. Questo è quello che Gesù cerca di far capire. Vieni a nuotare nel mare immenso del mio amore, nasconditi nel volere ed amore increato del tuo creatore, perché il mio volere ha il potere di rendere infinito tutto ciò che entra nella mia volontà. Ci sta questo trittico, no? Che dobbiamo imparare, queste tre caratteristiche di ogni atto compiuto nella divina volontà: infinito, eterno e immenso, che si contrappongono, attenzione, eterno ai nostri atti che hanno sempre un principio, infinito ai nostri atti che sono sempre finiti, e immenso alla piccolezza. Allora, proviamo a contemplare l'eterno. L'eterno è il senza principio e senza fine. Ora, se qualcuno sa comprendere con la povera sua testolina limitata l'eterno, alzi la mano, chi sta in diretta scriva un bel commento, chi sente indifferita mi mandi una bella email, perché, ripeto, se noi possiamo concepire l'infinito in avanti, cioè io posso concepire una cosa che non finisce mai, ma noi non possiamo concepire una cosa che non comincia mai, Eppure Dio è senza principio, è semplicemente da sempre e per sempre. Noi lo possiamo dire, come dire, lo possiamo, come dire, in qualche modo inquadrare, possiamo dire che Dio non c'ha la data di nascita, che Dio né qualcuno lo ha fatto e né si è fatto, che Dio semplicemente da sempre è, perché questa è l'unica cosa che si può dire. Ma noi non comprendiamo come questo funziona, perché per noi è assolutamente impossibile comprendere un concetto del genere. D'accordo? Assolutamente. Perché lo potremmo comprendere soltanto se vivessimo nell'eternità increata, che è quella che caratterizza la Santissima Trinità. Però cioè, la nostra mente capisce che questo è qualcosa di veramente grosso. Cioè, quando Gesù dice a Mosè "io sono colui che sono", gli sta rivelando questo, d'accordo? Cioè, l'eterno presente. In Dio non esiste passato e futuro, in Dio c'è semplicemente il presente sempiterno, senza passato e senza futuro. Insomma, questa è tanta roba. L'infinito, altra cosa, no? Noi per costituzione siamo degli esseri finiti, no? Sotto tantissimi punti di vista. Io posso essere misurato come voglio, insomma, no? Cioè, se uno va a fare una visita ti dicono tutto, no? Ti fai l'elettrocardiogramma, adesso si fa anche con i nuovi strumenti, i nuovi smartwatch da polso, no? Schiacci un tasto e ti fa l'elettrocardiogramma. Oppure ti misura con i cardiofrequenzimetri i battiti cardiaci. Noi possiamo essere misurati in tutto e per tutto: quanto siamo alti, quanto pesiamo, come dire, qual è la circonferenza della nostra vita. Per qualcuno è un pochino un dramma, no? Che numero di piede porti, insomma. Noi siamo misurati in tutto, perché? Misurabili in tutto, perché? Perché siamo finiti. C'ho una data di nascita, io, e un bel giorno ci sarà la data di morte scritta sulla mia lapide, d'accordo? Che per me sarà una giornata, no di festa, perdonatemi, di più, d'accordo? Quindi io, se dipendesse da me, vabbè. Però c'è la data di nascita e la data di morte, perché io sono un mortale, d'accordo? Quindi, ma Dio non è così, Dio è infinito. Dio non lo misuri, Dio non lo calcoli, Dio non lo capisci. E ancora l'immenso. E noi siamo piccoli. Gli uomini che si credono tutti quanti i padri eterni. Cioè, io per quanto posso, adesso stiamo in comunicazione anche con questi strumenti, no? Che abbiamo, forse qualcuno li ha imparati a conoscere un po' meglio durante il tempo del lockdown. Certamente io posso fare una chiamata a Skype e andare negli Stati Uniti. Non so se ogni tanto in diretta si collega qualcuno che mi manda i saluti, che
che ne so, dagli Stati Uniti, dalla Francia o cose di questo genere, no? Ma queste sono bazzecole, queste qua, sono sciocchezze. Cioè, noi oggi ci pensiamo, insomma, che siamo diventati grandi super uomini, grandi, ma questo è dinanzi all'infinità di Dio e all'immensità di Dio. Queste sono stupidaggini, sono proprio sciocchezze, sono cose che fanno poco più che sorridere. Cioè, l'immensità di Dio, cioè Dio è l'immensità di Dio, si descrive nel catechismo in due modi, no? Uno più semplice da ricordare, che Dio è tutto e dappertutto. Tutto e dappertutto, cioè, per capire questo tutto e dappertutto, ancora, cioè, rifacciamo alcune considerazioni della meditazione di questa mattina. Cioè, gli scienziati non sanno dire quanto è grande l'universo, quindi una volta si pensava che ci fosse soltanto la nostra galassia, insomma, no? Adesso non ci pensa più nessuno, insomma, che esiste soltanto la nostra galassia. Cioè, si dà, come dire, per scontato l'esistenza di molte galassie, e qualche scienziato dice moltissime, 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 ma galassie! Cioè, capite cosa significa essere tutto e dappertutto? Insomma, quando si comincia a parlare di milioni o di miliardi di anni luce, insomma, no? O di trilioni di anni luce. Perché, insomma, se si comincia a parlare nei termini di galassie, cioè, adesso non mi vale fare una lezione qui, insomma, di equivalenze, no? Ma un trilione di anni luce, di anni luce, insomma, è una distanza davvero grossa, insomma, in ordine a miliardi di 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 chilometri, insomma, no? Dio è tutto e dappertutto. Ecco, quindi appena si entra nella divina volontà, ci si riveste, ci si spoglia della nostra finitezza, del nostro avere un principio e certamente, quanto almeno alla vita mortale in questo mondo, una fine. Poi certamente la nostra anima è immortale, quindi una volta che siamo nati non possiamo piombare nel nulla, ma poi la nostra piccolezza viene assorbita dall'immensità di Dio. E quindi, facendo quel Gesù ti amo con la tua volontà, che cosa facciamo? Voi capite, un ente che è così grande, mi dispiace, insomma, usare questi termini un pochino astratti, insomma, per Dio, ente grande, però, insomma, per farci capire, cioè, voi capite che se gli dico ti amo io all'Altissimo, certo che il nostro Signore è così buono, e ce l'ha spiegato, no, tante volte, la parabola della pecorella smarrita, che per lui un'anima vale come tutto quello che crea, vale come tutto l'universo, non soltanto come tre anime messe insieme. Pensiamo, insomma, che quanto siamo importanti, no? Però l'amore degno di un Dio così grande, cioè, se gli dice un ti amo, una meno di pulce, d'accordo, quali siamo ciascuno di noi, perché meno che una pulce, avete visto le pulci quanto sono piccole, insomma, no? Chi c'ha qualche animale domestico, insomma, che se non sta attento, specialmente in questi periodi, usare gli antiparassitari, qualche pulcetta potrebbe pure vederla, no? Cioè, noi siamo meno che una pulce, insomma, dinanzi all'Altissimo. Eppure, quindi, come facciamo a rendere un nostro atto d'amore degno di Lui? Portandolo dentro la Divina Volontà. Gesù lo dice: sentirò la nota del mio amore eterno, sentirò l'amore creato nascosto nell'amore increato, mi sentirò amato dalla creatura con amore eterno, infinito, immenso e quindi amore degno di me. Questo è il passaggio fondamentale. Sentirsi amato dalla creatura. Dobbiamo pensarci a tante cose. Noi possiamo far sentire Dio amato da me con un amore simile al suo? Sì. La risposta è sì. E attenzione, un amore degno di me che mi supplisce e può supplirmi all'amore di tutti. Vedete,
Un altro aspetto fondamentale che si impara a vivere nella divina volontà, però sempre dentro questo orizzonte d'amore, cioè se io amo tanto Gesù, a me dispiace se qualcuno offende Gesù, se qualcuno pecca contro Gesù, se qualcuno lo maltratta, eccetera, eccetera, ma non solo che mi dispiace così, come una cosa, sai, oh che brutto, cioè, mano a mano che si entra in questo mondo, cioè, avete visto, no? Cioè, se noi amiamo una persona tanto, immaginiamo una persona che è innamorata, se qualcuno fa del male al proprio amoroso, alla propria amorosa, ma come si sta? Vogliamo fare l'esempio di una mamma. Se qualcuno fa del male al figlio, a te ha fatto niente, no? Se uno gonfia di botte tuo figlio, tu non hai sentito niente, non hai sentito le botte, ma quanto male stai? Perché? Perché hanno fatto del male a tuo figlio, perché tu lo ami. Allora, se ami Gesù, vedendo tante cose, certamente oggi, di cose brutte fatte a Gesù, cioè, dovunque te giri le vedi, e a volte, ahimè, disgraziatissimamente, anche dove non dovrebbero essere viste. Però non parliamo troppo di queste cose che sono ancora più dolorose, anche in ambienti, in situazioni dove uno non si aspetterebbe, insomma, di vedere che Gesù Cristo venga messo sotto i piedi, no? Purtroppo anche questo ci tocca vedere. Allora, che facciamo dinanzi a tutto questo? Ci sono varie reazioni, la gente dice, non gliene importa niente. Se non gliene importa niente, per carità, ma se non importa niente di tutto questo, vuol dire che Gesù tu non lo ami. Perché se lo amassi, tu saresti molto più contento che facessero peste e corna a te, che non che minimamente offendessero Gesù, se lo amassi. E più lo ami, più chiaramente questa cosa cresce. Ecco. Quindi l'indifferenza è certamente sinonimo di non amore. Poi ci può essere lo zero. Ah no, se toccano Gesù, qui tocca fare la rivoluzione. Ci sono delle modalità di agire, diciamo così, che erano lecite nell'Antico Testamento, perché quando per esempio i profeti di Baal si sono permessi di oltraggiare l'Altissimo, Elia li ha prima sfidati e provocati, beffeggiandoli, dopodiché, dopo che ha dimostrato che il suo Dio era l'unico vero, quindi che aveva accolto il sacrificio e che aveva mandato il fuoco, eccetera, eccetera, l'ha preso ad ammazzare tutti quanti, d'accordo? Come dire, i profanatori, ecco, gli idolatri. E ai tempi, insomma, della rivolta dei Maccabei, anche lì, insomma, sono successe delle cose abbastanza significative, insomma, quindi contro i nemici di Dio, spade in mano, guerre, ammazzamenti tra l'altare, cioè di tutto. Ecco, qualcosa era rimasto pure nel Nuovo Testamento, insomma, perché quando Gesù non è accolto in un messaggio di Samaria, in un villaggio, scusate, di Samaria, ci dice un evangelista che Giacomo e Giovanni, quindi perché per questa cosa poi si andarono a beccare il soprannome di figli del tuono, ecco, perché un pochino impetuosi e focosi, uscendo dal villaggio dice: Signore mio, vuoi che preghiamo che scenda un fuoco dal cielo e li divori a tutti quanti? Quindi volevano fare Elia 2, d'accordo? Ma Gesù li ha rimproverati. Quindi queste forme di manifestazione dell'amore a Gesù, anche se sono amore, noi dobbiamo correggerle. Che è la stessa cosa che fece poi San Pietro la notte della cattura di Gesù. Ha preso un coltello e ha tagliato l'orecchio a Marco, ma Gesù gliel'ha rimesso l'orecchio al servo e non gli ha detto bravo a Pietro. Non perché non avesse apprezzato il suo amore, ma perché non lo possiamo esprimere in questo modo. Così cerchiamo un attimo di fare evidentemente le dovute, come dire, applicazioni, no? Quindi il nostro amore, il nostro zelo per Gesù non può esprimersi in forma disordinata. Per esempio, andando ad aggredire o attaccare o a distruggere, ecco, se non con la spada, con la lingua o con comportamenti, chi è reo di oltraggiare il Signore? Che poi, se la sua reità sia vera o presunta, ecco, questo è anche un altro problema. Non si può fare questo qui.
Non si può. Dice, ma allora lasceremo che distruggono, che si mettono sotto i piedi di Gesù senza fare niente? No, che Gesù te l'ha detto. Fai così e oltre a darmi un amore degno di me, mi supplirai all'amore di tutti. Oh, lo vedi che qualcosa ce lo puoi fare? Questo si può fare sempre, in ogni momento, da parte di tutti. Non servono lauree, non serve che sei prete, non serve che sei vescovo, non serve che sei papa, non serve niente, d'accordo? Serve che c'hai un cuore che ama il Signore e che impari a trasformare il tuo amore piccolo e povero in amore infinito, eterno e immenso. E non ci vuole un granché. Tanto è vero che quando lui si avvoca, ti ribatte, dice, Gesù, ma che dici? E lui dice, come che dico? E qui fa di nuovo una bellissima digressione. Anche qui no, noi ci perdiamo, no? Però è bello considerare queste cose. Cioè, la conoscenza adeguata di Dio è una delle cose primarie e più importanti. Oggi sono un sacco quanto di idee sballate in giro dell'Altissimo. Dice, non ti meravigliare, tutto è eterno in me. Nessuna cosa tiene principio né avrà fine. Tu stessa e tutte le creature eravate nella mia mente. Anche qui c'è l'eco di ciò che scrive San Paolo, no? Io tante volte, quando sento queste frasi di Gesù, mi affretto, insomma, sarà deformazione professionale del mio essere, insomma, sacerdote, ma mi vengono subito in mente le espressioni parallele della Sacra Scrittura. San Paolo dice, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Quindi io ho cominciato a vivere una cinquantina d'anni fa, perché stanno gli anni che ho, più 9 mesi che, di cui ignoro, insomma, non me li ricordo, come credo non si ricordi nessuno, che abbiamo passato nel grembo di nostra madre. Ma io come persona, tu come persona, questo non è io, cioè chiunque sia il tu che sta ascoltando, eravamo presenti nella mente di Dio da tutta l'eternità. Capite quando uno va a approfondire questi concetti? No, io l'ho fatto in tante catechesi, no? Adesso sono molto felice poi di ritrovare queste cose, no? Se io sono presente da tutta quanta l'eternità nella mente dell'Altissimo, e perché sono nato nel 1971, per esempio? Perché nella mente dell'Altissimo, in cui sono presente da tutta l'eternità, non è mica un caso che io sia nato nel 1971, eh? Perché ciò che io sono e ciò che tu sei, nella mente di Dio, perché ci ha creato Lui, e si deve esplicare sulla terra in un certo periodo storico, perché in questo periodo storico tu c'hai una missione ben determinata. Cioè, tanto per dire una cosa, no? Che io il 3 giugno del 2020 stessi parlando, facendo una catechesi, ed essendo diventato prete sulla divina volontà, Dio lo sa tutta l'eternità, d'accordo? Speriamo che, oltre che saperlo, sia anche una cosa che lui voglia, d'accordo? Perché questo sarebbe proprio fare strike, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, no? Quindi, cioè, tutte queste cose noi dobbiamo interiorizzarle, eh? Ecco perché io raccomando sempre, tra le varie cose, nella divina volontà si impara a pregare veramente, si impara a fare silenzio. Noi non possiamo assegnarci ad una vita vissuta come la vivono un sacco di gente oggi, insomma, no? Cioè, con i ritmi poi che ci abbiamo, cioè, te ne vai completamente al manicomio. Ma cioè, per interiorizzare queste cose non si deve fermare un attimo, devi pensarci bene,
Pensare queste cose è già muoversi dentro la divina volontà. Perché Gesù sta dicendo, tutto in me eterno, tutte le creature eravate nella mia mente. Ed eravate eterne nella mia mente. C'è l'amore con cui formai la creazione che si sprigionò da me e che dotò ogni cuore. Era eterno. Era eterno. E questo, allora, un'altra cosa bella che noi dobbiamo imparare a fare. Allora, voi sapete che. Perdonatemi se tutti dobbiamo essere umili, tutti. Ma guardate che le persone oggi non sono umili. Cioè, hai scoperto l'America? Sì. Essere umile vuol dire questo. Conoscerti e riconoscerti per quello che sei davanti a Dio. Se tu hai fatto un autotreno di peccati, se tu sei umile, tu farai una di quelle confessioni che solo perché il sacerdote non ci può pensare, perché sapete che il sacerdote, finita la confessione, deve dimenticare quello che ha ascoltato, perché è peccato anche ripensare a quello che ha ascoltato in confessione. Ma se tu sei veramente umile e hai fatto un sacco di guai, tu farai una confessione che il sacerdote se la ricorda finché campa. Fuori tutto. Senza nessun problema. Però, d'accordo, pure se ne avessi fatto Dante e Carlo in Francia, tu ti umilierai davanti al Signore, dirai: guarda, io dovrei essere solo all'inferno, è tutta grazia per me, questo va bene, questo qui. Però imparerai a volerti bene. Quindi io confesso tutto quello che ho fatto, fino all'ultimo particolare, ma non mi giudico. Attenzione, cosa vuol dire? Dice, ma come no? E se tu hai confessato tutto quanto, giudicarsi o peggio ancora condannarsi o peggio ancora disprezzarsi è cosa che non è propria dell'umiltà, ma è propria della superbia. Questo è quello che ha fatto Giuda. E chi lo sa se sia un caso che da Giuda deriva anche giudizio, no? Questo, anche se questa è una, è una altra licenza poetica, insomma, perché Giuda è un nome ebraico e giudizio è un termine italiano, no? E io non posso aver fatto quante carni in Francia, ma quello che ho fatto non si identifica con quello che io sono. La bellezza della mia anima, le doti della mia anima, lo splendore della mia anima e quello con cui Dio l'ha creata e con cui l'ha fatta, e che forse io magari ho abbastanza deturpato, rovinato, ma se lo riconosco c'è tempo ancora per riparare, per convertirsi, perché. Quindi non è la fine del mondo. Quella cosa rimane una cosa bella e io non posso disprezzarli, non posso. Non lo posso fare, è peccato, non lo posso fare. Non devo e non posso giudicarmi o condannarmi. Io dico tutto al confessore e al Signore, ma il Signore sa. E lo lascio dire a lui, non lo dico io. Sapete quanta gente si è a confessare che prima ancora che parla ha già tirato fuori un autotreno di giustificazioni. Quella confessione non piace al Signore, perché anche se quelle giustificazioni ci fossero, lascia che sia il Signore a suo tempo a riconoscertele. Tu reputati l'ultimo peccatore del pianeta Terra, però non ti giudicare. Perché dico questo? Perché è vivere nella divina volontà, è girare nella divina volontà, canto che abbiamo sentito di Deborah Pezzani, lei ne ha fatto un altro che, di cui parla spesso anche durante le sue testimonianze, no? Che è come un prodigio, dove lei racconta sempre che ascoltando, sentendo un salmo del 139, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Guardate che chiunque legge quel salmo lo può e lo deve applicare a sé, perché capite, i salmi sono parole che Dio stesso ci ha messo in bocca per pregare.
Quindi Dio lo sa che quel salmo è potenzialmente pregabile da tutti, anche dalle anime che sono rese colpevoli dei più gravi delitti, eh? Perché attenzione, che tu la tua anima l'abbia devastata con una montagna di delitti, non toglie che quell'anima è uscita da Dio, bellissima. E che fino a quando c'è la vita terrena, se tu ti converti, fai penitenza, ripari, inventi qualcosa, finché c'è vita c'è sempre speranza, possiamo comunque recuperare qualcosa. E chi lo sa che forse si recupera anche molto. Ma scoprirsi come un prodigio è cominciare a conoscere qualcosa dell'amore di Dio e della divina volontà. Allora, noi non possiamo e non dobbiamo non soltanto disprezzare noi stessi, ma non possiamo disprezzare gli altri. I figli di Dio non disprezzano nessuno e non giudicano nessuno. Ma dice, ma come faccio a non giudicare quella situazione, quella persona che l'ha fatta così grossa, insomma, che l'oggettività dei fatti, quando è oggettività dei fatti, ci si può fare niente, d'accordo? Ma non disprezzare nessuno e non giudicare nessuno. Mai. Per questo che Gesù nel Vangelo è tassativo. L'amore con cui Gesù ha formato la creazione non è soltanto un amore astratto, perché anche quando se, qui Gesù dice la creazione, pensiamo la creazione è tutto, insomma, no? La creazione va dal pianeta Terra, tutti quanti gli esseri umani, le piante, gli animali, e la creazione va anche spazia, come dire, in tutto quanto l'universo, no? Quindi è un concetto grosso. Ecco, però quando tu, nella divina volontà, questo concetto grosso comincia a essere specificato, cioè guarda l'amore con cui che Gesù ha riversato su un uccellino, guarda l'amore che Gesù ha riversato su un pesciolino, su un fiorellino, ma guarda l'amore che Gesù ha riversato creando e pensando te e me. Questo non per insuperbirsi, d'accordo? Perché non bisogna mai insuperbirsi, però bisogna anche cominciare, cioè, mai pensato di fare un bel giro dentro di te? Capito? Metto il mio ti amo, Signore, nella mia anima, nei doni che tu gli hai fatto, che forse manco io conosco, e mettendoci questo ti amo, ti prego di aiutarmi a riconoscerli, ma non per me, per vantarmene, perché è roba tua, ma perché io possa metterli a buon frutto. Quando facciamo qualche visita, insomma, che entriamo un pochino a contatto con quella cosa meravigliosa che è il nostro corpo, i corpi sono tutti quanti uguali. Ma tu, quante volte hai messo il tuo ti amo per il corpo che Dio ti ha dato, per tutto quello che succede dentro di te, che succedono tante cose dentro di noi, eh? In una delle recenti, mi ricordo se meditazione o catechesi, abbiamo individuato, cioè individuato, ci ha detto Gesù. Quali sono le tracce della Santissima Trinità? Beh, nell'anima è facile, intelletto, memoria e volontà, ma nel corpo io non ci avevo mai pensato. Questa è un'informazione che ho tratto dagli scritti. Il respiro, il battito cardiaco e la circolazione del sangue. Cioè, guardate che il funzionamento del corpo umano, io me ne moro proprio, insomma, cioè. Mi piacerebbe tanto, cioè, ci saremo tempo nell'eternità, ma se io prendessi adesso un libro di anatomia, voglio, cioè, penso che per leggermelo tutto ci metterei 30 anni, perché i giri lì se sprecherebbero. Cioè, la perfezione assoluta con cui sono state fatte tante cose in noi, assoluta, cioè anche quando noi non facciamo niente di cosciente, dentro di noi sta cioè, il meccanismo della respirazione, l'ossigeno che entra nei polmoni, esce l'anidride carbonica, l'ossigeno che va in mezzo al sangue, e il sangue che circola e va sparato nelle arterie. E poi
poi ritorna nelle vene e poi ripulisce tutto quanto e poi nutre le cellule, cioè, e poi ci stanno tutti quanti i processi della digestione. E poi io adesso sto parlando e gesticolando, ma muovere un arto, d'accordo? Muovere un arto sono tutte quante scariche nervose che partono dal cervello, cioè è un prodigio, è un prodigio. E come dire, stupirsi, mettersi in atteggiamento di stare in ginocchio, cioè il fatto semplicemente che io ci sia, il mistero della nostra esistenza, è una cosa bella, eh. Ecco perché la Chiesa, così spaziamo un po', ha sempre blindatissimo, tutelato, e guè chi lo tocca, il mistero della vita umana. Perché la vita umana in se stessa è proprio un prodigio, per il fatto stesso di essere, d'accordo? Anzitutto per l'anima, ma sapete che l'anima è la forma del corpo, dice San Tommaso, e quindi noi il corpo, i cristiani, il corpo, noi cristiani, non abbiamo mai disprezzato, mai, per nessun motivo. E se è vero che nel corpo noi ci affliggiamo un pochino con qualche penitenza qui, ma questo dipende soltanto dal fatto che purtroppo nel mondo è entrato il peccato e che molti peccati purtroppo coinvolgono la totalità della persona, sempre, d'accordo? Perché non sono mai fatti soltanto fisici, ma si fanno purtroppo prevalentemente con il corpo. Ma di per sé noi cristiani, il corpo è una creatura dell'Altissimo. Capite anche tante cose, no? Che vengono fatte nella nostra società con molta leggerezza, no? Le alimentazioni sballate. Qui non si tratta né di essere salutisti, né di essere fissati, esauriti, ecco, come adesso cominciano le spiagge con la dieta, con la linea, eccetera, eccetera, no? Ma tu il corpo lo devi trattare bene, il corpo deve stare in buona salute per quanto sta in te. Quindi non devi né diventare un rachitico, diciamo, da quarto mondo, e né un obeso degli Stati Uniti, ma questo con motivazioni differenti da quelle che hanno le persone che, come dire, non conoscono né la fede né la divina volontà. Cioè, io ho questo corpo che mi ha dato nostro Signore, è mio dovere mantenerlo in buona salute. Pensate anche a certe cose, no? La droga, tutti quanti, la droga, siamo tutti quanti d'accordo che insomma non è una cosa buona. Ma perché? Perché la droga devasta completamente non solo il corpo, ma anche il cervello, insomma, no? Ma io personalmente sono molto, come dire, incline a considerare una cosa affatto buona, niente affatto buona, il fumo, per esempio, anche per tante esperienze, insomma, di persone che ho conosciuto e che hanno fatto una brutta fine a causa del fumo. Il fumo è un atto di cattivo che si fa nei confronti del nostro corpo, perché ti pregiudica la salute, te la toglie. Cioè, queste cose che sono fatte a estremo, cioè, se può fare tranquillamente fumare, punto, io me la faccio questa domanda, me la faccio e la pongo anzitutto alle coscienze, d'accordo? Perché vedete quanta gente poi tante volte mi contattano, no, questo si può fare, questo non si può fare, è peccato, non è peccato, dico... E questo è un altro punto fondamentale per la vita nella divina volontà, eh? Allora, tu non devi delegare tutte quante queste risposte fuori di te, devi cercare dentro di te, devi imparare a metterti davanti al Signore, devi imparare a riflettere, a meditare, a trovarle tu le risposte. Perché già che la coscienza ti scuote, ti dice qualche cosa, cioè se tu senti una cosa, anche di quelle che senti da quello, e ti tocca, vuol dire che lì sta attento, lasciati toccare, non difenderti, stacci a questa cosa qui
E dopo che ci sei stato, mettiti davanti al Signore, che succede? Come quando finisce il discorso della Samaritana, capitolo 4 del Vangelo di San Giovanni, no? A lei gli dicono: guarda che noi non crediamo per le tue parole, noi crediamo perché l'abbiamo interiorizzato noi. Questo è un tema su cui io personalmente, anche per l'esperienza accumulata in questi anni, sono diventato estremamente sensibile. Guai a quando non si interiorizzano le cose. Io ho visto e vedo in continuazione. E le tengo nel silenzio, insomma, no? Cose, cioè, anime che in qualche modo, come dire, in certi periodi mi hanno considerato un po' come punto di riferimento su certe cose, e poi quando è calato il punto di riferimento sono finite anche quelle altre cose. Ma cosa c'era sotto? Non un'interiorizzazione di un valore, ma semplicemente un fare pedissequamente quello che diceva un sacerdote che si riteneva degno di fiducia. Ma questo non va bene, non è cosa secondo Dio. Allora, vabbè, dobbiamo concludere perché il tempo è scaduto. Ecco, la diretta Instagram è stata già inesorabilmente tolta. Purtroppo quando si parla di queste cose il tempo scorre. Io vorrei che queste catechesi fossero di 45 minuti, ma siamo andati ben oltre anche oggi. Ecco, però chiudiamo con le parole di Gesù, no? Dico, io vorrei tanto che si conoscesse il mio volere perché fosse amato e apprezzato, perché io voglio far stare la creatura in alto, ma siccome non conosce il mio volere, si contenta di starsi nel basso ed opera come se non avesse un principio eterno, ma temporaneo. Ecco. No, figlioli miei cari, noi possiamo. Duc in altum, scriveva San Giovanni Paolo II, di venerata memoria, insomma, in uno dei suoi ultimi documenti ufficiali. Andiamo in alto, andiamo al largo. Aspiriamo ad una grande vita. Perché il Signore vuole darci una grande vita, ce l'ha già data per tanti aspetti. Dobbiamo imparare a conoscerla, riconoscerla, accoglierla e viverla. Ci vediamo se Dio vuole la prossima settimana, amici carissimi, la benedizione. Ave Maria.